Allez, Orawa di Biash, Trawa di Wetsan, Indoué Chaspetano, Pierrick Nanini, Eizo Imbidadi, Pierrick, Bonazera, Cede Dunque da Barla, di a Uida Baizana, in Wetsan, Indoué Cudino, Custano, Ogun de Gidaosto, et Assai Assai Particular, et ben inteso. Je suis André, la idée est à Stazera Pestilo, Gibiborta Bistiga, un no baese Igor, Siga, di Betsani, à plus de 800 mètres d'altitude. Alors, si nous piazza Vontana, avec un café, d'arrêt d'annoi, Betsani, di contunque, un gros baese, 250 personnes d'inguerno, ou doppio d'estade, c'è una scuola, una bosta, una gendarmerie, pareti café aberti alla nada, ma di un paese qui contava contunque più di 1000 persone non seguruva. Alors, parlant de cette sera, si Philippe Sousini, salut, c'est de Omer Huitzani. Bonjour. Et si nous disons que Paul Foglia, c'est de l'organisateur de la veste de Oulegno et de Avoresta. Bonjour. Bonjour. Alors, première demande pour vous, Jomer. Aujourd'hui, nous sommes au Guin de Giaoste, une journée particulière, Santa Maria. D'habitude, nous sommes ici à Zer et Carcamondo, mais cette année, nous avons un contexte particulier. Cette année, nous ne sommes pas amis de la veste de Obaese. Cette année, nous ne sommes pas amis de la veste de Obaese. Un pays, un astrome, un bar, tout à gauche, c'est encore plus longtemps. Regrettons sûrement, mais c'est comme ça. Je l'ai piégé à la règle, je l'ai piégé à la règle. Alors, pour le Foglia, berrimo contunque, c'è un caffè aperto, ce n'è un altro più sotto. Stamane eravamo a Iesa, era golma golma, c'è contunque un mondo in paese, benché c'è questa fare di malattia. E l'avete visto stamane, a Iesa era golma, c'è una sapere che io che ne già ho studiato, la vista patronale del paese, c'è tutti i corsi di diaspora che vengono qui, fa che il paese è pieno. Di forse un giorno del paese è forse più pieno della nada? Sì, penso che sì. Allora, l'Emoetta Vezzani di un paese che contava più di 1000 abitanti un secolo fa, oggi ne siamo a 250, ma c'è comunque una guida. L'Emoetta in Suriborto, che abbiamo fatto Cristian Giuliano, non tanto montato, ma dan l'orluce. A mezza i largi, si piatta Vezzani. Un paese in due c'è stato più di 1000 persone un secolo fa, 250 oggi. Tanto le ricchezze non mancavano mica, come a Zomina e Ramo, ma c'era in noi il lavoro di un legno. Giuseppe Vincenzini è uno degli ultimi testimoni di questa vita passata. Sbuscatore in abisti barretti, ma oggi in paese non è verma mancuno. L'affare gli stesso bei bignotti, l'ultimi l'ha raccolti 95. Dopo il 1 ottobre, o prima verraggio, tutti i giorni andavamo ai bignotti, che lo piovono. Siamo venuti a fare fino a 100 maranchi di un giorno di bignotti. C'era una circolazione incredibile, tutto il paese già andava. Perché qui? Qui, il bignò così, non era piuttosto che due famiglie. A prendere l'appo, tornava un'altra famiglia, invece con il pignotto, uomini e donne. Ci andavano uomini e donne, incredibile. E attenzione, non c'era né catcato né nulla, così mi era come molto. Pastore in Bezzani ce n'è di nu di meno, ne verma solo una manada fra eguale Jean-Pierre Lanfranchi. Fagge 40 anni che lugo la montagna e so gabre gorse sopra il paese, durante sei mesi si sta qui sotto i largi, ma secondo lui so pochi pastori che i strati sono numerosi. Il non travaglio duro è un travaglio non c'è mica giornate di liberi. Tutti i giorni c'ho esserci. Sono solo travagliato e viole. Non vuoi mica che faccio questo mestiere, manca appena, è troppo penibile, prima di cosa. E io un travaglio contante. Travagliare in paese di ciò che ha scelto Paul Fanti. Fa tre anni che l'allevo un 100 i borchi, la sua attività li permette di stare in Bezzani. Sono nato in un paese io, tutti i moesti siamo andati qui, siamo andati in fondo al paese. Io lavoravo a comune, avevo la sua ritirata, ma usata l'omega e a sera ho sempre fatto la scutteria qui. La sfida di Vezzani è appena quella degli altri paesi di Corsica. Lontano di Abbiadia, lontano di Egida, Vezzani prova a resistere con la unità di rimbivisce domani.
Allora, Filippo Susini, le Moïse tende au ribordo l'attività Chiso, quand on un pays, et pastor, et cabra, di astrafare, nous. Ma d'abord, il y a anni et anni, si parla d'un projet, d'un cartulare et maillot, peagomune, de quello di Agasa e Riboso. Ma la duette faisait anni et anni, ma on c'è nulla qui avance. Comment si va? Beh, non mi cade un altro punto, sicuramente, che noi non aspettiamo che questo. Siamo stati eletti in 2017. In 2017, il nostro primo voto è stato d'andare verso il Consiglio Generale, che ci ha venduto a casa, indicando Orlando, il presidente, il Sud, vuole nous enlever une épine du pied. Allora, come lo giù in Sud? Ebbene, l'épine du pied l'abbiamo sempre, che a casa è sempre nello stesso luogo, e aspettiamo i boi, sulla sabbia che ubrimo. Il 1 gennaio 2018 è tutto passato a qualità di Corsica e sicuramente proprietà e a qualità di Corsica. Allora, il progetto qual è? È sempre una casa di riposo e scambiato? Ora non è più una casa di riposo, ora sarebbe una casa per accogliere i gidelli, gli sportivi e l'altro mondo. Non l'annata intera. Crea un'attività all'annata di Euskobo? Oui, crea un'attività per giustamente provare di lottare contro questa desertificazione, come le dicono tutti. Allora, per la foglia, la ricchezza di un paese è sul legno, si bignotti, si large che c'è in giro a noi, ma ora non c'è più nemmeno che sfrutta l'attività di Aigia, di Zepo Incensino, tanto c'era un mondo di un paese, e il legno di maniera generale è un canton con un dominio appena tralasciato in Corsica. Ne parliamo da poi anni e anni di piano, di sviluppo, di rilancio, di stabilire chi fa, chi ce la fa. Bon, d'après me, già ci dovrebbe formare i giovani. Una formazione per aiutare a essere bancari e altri. E c'è un bel giorno che l'Odar che ha sortito un label che si chiama Lignemo di Corsica, giusto appunto per rinunciare a Viliera. E noi, quanto a noi per Viliera, cerchiamo giusto appunto di mettere in ballo un legno a foresta per aiutare giustamente gli artigiani che vuole mettere in valore il suo lavoro. Sa vista che bovade ogni anno, quest'anno non ci sarà mica no. Colpa al Covid-19, di noi per mettere in lei a tutti gli artigiani qui per provare di rilanciare la filiera, via di avanti? Per noi sì. Anno abbiamo fatto 4.000 entrate, che vuol dire che bon, più o meno cominciamo a più appena di prudenza, di radio, e interessa assai il mondo. A coscienza oggi, ma ora c'ho le nuove progetti? I progetti mancano, voilà, e questo è il problema. I progetti mancano. Allora, il legno fa bene a gente in paese, ci fa stare forse i più giovani, a ricchezza oggi, le moviste, l'erba non mancano mica, sti larghi, ci credete voi di uno dei vostri progetti, Filippo Susini? Ci credimo, sicuramente, ma non è mica facile. Se le era facile, non sarebbe mica mai i soli a cercare, avremmo il troppo, e se d'altro avremmo il troppo qualcosa, ma l'affare è appena complicato. Appena complicato, ma di uno di forse di scopi di un mandato che bene. Se lo si può, sicuramente siamo pronti per accogliere tutti quelli che vogliono lavorare, ma come l'ha detto Bullo, non dipende mica che di noi, se dipendesse di noi l'affare sarebbe imballato subito, sicuramente. Allora, ora allarghiamo appena, parliamo appena di l'interno, qui siamo comunque le moette un deoriborto, lontane di Ebiadi, di Egida, siamo appena rinculati, Bezzani di comunque un grosso paese, 250 abitanti d'inverno, un soffio no all'interno, dire una promessa di nazionalisti, a questo 5 anni che li sono eletti, voi vedete una differenza a Bollofoglia, se avete un'impresa e non fate gli strelli qui in paese, vedete la differenza, ci sono aiuti in più, i piani di sviluppo e di rilancio per l'interno? Io penso che sì, gli aiuti ci sono, perché la DEC hanno lanciato giusto un punto per aiutare l'impresa nel paese. Dopo, bon, ci ho lasciato tempo alla maggiorità di lavorare e di mettere in piazza parecchi progetti. Certi genoghi, mi scontrate le barriere di persone di un paese, certi genoghi, i giovani non ci vogliono più stare in paese, che ne pensate, Filippo Susini? Oh, certo, non vogliono più stare, ma in tutti i casi non dite che figlia un mondo che c'è, ora sono tutti qui, non facciamo assai in tutti i casi. Ci sono chi vogliono stare là, si qui, e siamo attenti per aiutarli, ce ne carchi l'unico che se non sta là.
Allora, fa campa, Pepe fa di un dia niente, io le dico a fa campa i paesi d'inguerno, dice che boh, vada appena per le foglie con questa scuola di Ganto in Bezzani. Sì, abbiamo creato una scuola di Ganto qualche giorno qui, che volevano un'intata imparare il canto, la polifonia, cantano i badieri, imparano a Iesia, a Messa, a Iesia, e ti visto stamattina hanno cantato, voilà. Sono contento per lui e voilà. Allora, Filippo Susini, diremmo che l'arnese così sono ben affari per il paese? Sicuramente, sicuramente, non ce ne manca abbastanza, sicuramente, ma dice un bel affare, poi si la polivalente, poi fa appena tutto e lo ringraziamo assai, sicuramente. Allora, le moete in paese, le attività sono numerose, l'intraprese di noi, di un grosso paese, chi ce la fa per francare un passo e farlo rinviare sul paese? Sappiamo la soluzione, l'avremmo già fatta di voi qualche tempo, sicuramente. Non è mica facile, sicuramente si parla di aiuti. Gli aiuti ci sono, ma a gente qui non è mica travaglio. C'è poco travaglio, sicuramente. Se non c'è il travaglio, se vogliamo noi fa crescere il travaglio, avremmo, ma... Non si può mica fare così facilmente. Ci ha creato l'attività qui in paese, mica in giro, mica in corti, che non è mica così lontano. Ci ha creato la guida, l'attività per le foglie. Sì, d'appresso a me sì. Ci ha aiutato i giovani a installarsi, che lo usi per l'agricolo, che lo usi per l'artigianale, per il portoghese. Ci ha aiutato i giovani. Allora, a ringraziarvi per le foglie, a ringraziarvi di noi Filippo Susini. Voilà, eravamo in Bezzani stasera per questi luoghi, eravamo un sabato, ma ritroverete il nostro appuntamento ben arrivati bene, non te strade di Corsica. A ringraziarvi e buonasera.